mi chiamo Ugo Claudio Matteoli, sono il presidente della Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e della Federazione Internazionale di Pesca in Acque Dolci. Sono nato a Pontedera 66 anni fa. In federazione non mi ricordo neanche più da tantissimi anni, e penso ad esserci entrato più o meno a 20 anni come agonista e poi piano piano ho fatto tutte le varie tappe, prima come agonista, ho fatto gare per tantissimi anni, poi come dirigente provinciale, poi come dirigente regionale, poi come dirigente nazionale, fino ad arrivare a presidente. Praticamente me la sono fatta tutta, giudice di gara, tutto. E quando io ero bambino, che un milione d'anni fa, quando ero bambino, io avevo una zia fidanzata e in quel periodo là le signorine non le mandavano sole con il fidanzato a giro, per cui io facevo il cane da guardia alla zia col fidanzato. E il fidanzato era un pescatore e quindi lui mi ha cominciato a portare a pescare, il fidanzato che poi è diventato mio zio, è diventato il marito di mia zia, e ho cominciato 6-7 anni, 8 anni, no? Non di più. La prima lenza che ho fatto praticamente 10 anni, 12 anni, a Fiume, Cavedari, Lasche, Triotti, cioè Fiume. Io sono nato a Pontedera, come dicevo, per cui il fiume ce n'avevo due sotto casa, perché a Pontedera c'è sia l'Era, da cui il nome Pontedera, sia l'Arno. Quindi i primi tipi di pesca, siccome non c'erano soldi per comprare bigattini o esche varie, le prime tipi di pesca erano Cavedani e Lasche con le cavallette, cioè andavamo nei campi a prenderci le lesche con le cavallette e poi pescavamo in Era o in Arno con le cavallette. È cambiato tantissimo perché non vado a pescare purtroppo, nel senso che ormai il tempo per andare a pescare si è sempre di più ridotto drasticamente. Dall'inizio ho smesso di fare gare, un po' perché non ero il campione del mondo, insomma, ho fatto gare di buon livello ma non di livello eccezionale. E in più, sempre di più, non avevo il tempo per prepararmi per le competizioni e quindi ho smesso di andare a fare gare. Il mio primo podio, e chi se lo ricorda, tantissimi, tantissimi anni fa, perché quando ho cominciato le gare non erano gare di grandissimo livello, erano gare provinciali o gare amatoriali, quindi, ma tanti, tanti, 20, avevo 24-25 anni. Beh, essere presidente della FIPSAS per me vuol dire un mare di problemi. Un mare di problemi perché non ci si rende bene conto di cosa sia la federazione. Secondo me, per l'esterno non se ne rende conto. Perché uno pensa solo alla sua piccola fettina, che è quella che pratica, e pensa che la FIPSAS sia quella, e non sa che la FIPSAS ha 10.000 sfaccettature diverse, 10.000 sport diversi, proprio sport diversi, nel senso che già rimanendo nella pesca, la pesca col big game è diversa dalla pesca al colpo, è diversa dalla pesca a mosca. E poi in più c'è nuoto, apnea, subacquea, limiti di profondità, nuoto pinnato. La qualità più importante da avere il presidente della federazione è la pazienza, cosa che io non ho granché, se devo essere sincero. Ci sono situazioni in cui è difficile e sempre di più uno deve imparare a essere politico, ma attenti, non politico nel senso di partitico, politico proprio nel senso di riuscire a mediare situazioni, a coinvolgere persone, cioè è quello un mestiere che si impara, secondo me, con il tempo, con la calma e la vecchiaia, penso. Ah, la gioia più grande che ho nella federazione è sicuramente quando, essendo presidente internazionale, vado ancora a tutti i campionati mondiali, e la gioia più grande è quando si sente l'inno di Mameli che suona sul podio perché abbiamo vinto una medaglia d'oro. E vedere degli atleti che magari hanno 30 anni, 40 anni, 50 anni che piangono come bambini, quello è sicuramente la cosa più bella che ci sia. Il sogno del presidente della FIPSAS è facile. Olimpiadi. Questo è il sogno di tutti i presidenti di federazioni non olimpiche, è un sogno comune. Temo purtroppo un sogno, non credo, non so se riuscirò mai a realizzarlo. Stiamo lavorando per cercare di arrivarci, non tanto alle Olimpiadi perché è quasi impossibile. Perché purtroppo noi abbiamo due difetti per le Olimpiadi. Abbiamo un primo difetto che è quello, abbiamo un'interazione con gli animali e già lì ci blocca parecchio, perché
gli unici animali che girano per le Olimpiadi sono i cavalli e già c'è dei problemi per i cavalli. E il secondo dei problemi gigantesco è che non siamo purtroppo molto televisivi, cioè il nostro sport ha tanti tempi morti, cioè uno corre il rischio di fare delle riprese e sta due ore a riprendere un galleggiante che non parte mai. E quindi non è, cioè non è una partita di ping pong e pa e è finito e poi si rincomincia. Non so se riusciremo mai, perché oggi come oggi le Olimpiadi sono sponsorizzazioni, risultati, cose più rapide, più veloci. Quindi, però ci stiamo muovendo molto, perché dovremmo essere stati ufficialmente ammessi ai giochi nel Mediterraneo. Sicuramente credo che partirà una cosa che si chiama Beach Games, cioè giochi da spiaggia, e in quel caso lì ovviamente ci saremo. Quindi stiamo lavorando con grandissime difficoltà, naturalmente. Beh, la federazione nei confronti dell'ambiente è, passatemi questa parola che non è la parola giusta, ma forse rende l'idea, è costretta ad avere un'attenzione verso l'ambiente, per due motivi semplicissimi. Prima di tutto perché per noi l'ambiente è basilare, perché se non abbiamo le acque pulite, non abbiamo un ambiente sano, non abbiamo i pesci, e se non abbiamo pesci non abbiamo pescatori. Cioè, quindi l'ambiente per noi è la base, perché con i fiumi inquinati e con i pesci tutti morti la pesca è finita. Quindi sicuramente l'ambiente ci interessa molto. E poi per un altro motivo, noi siamo l'unica federazione del CONI riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente. Siamo nel Ministero dell'Ambiente come associazione di protezione ambientale. E questo, oltre al fatto che utilisticamente per noi è importante che le acque siano come devono essere, c'è anche il fatto che, essendo un'associazione di protezione ambientale al pari del WWF o di Legambiente o di altre, naturalmente siamo, non dico obbligati, ma direi quasi obbligati a difendere l'ambiente. Sì, la FIPSAS è una federazione dei giovani, perché io ora in questo momento mi sfugge il dato numerico, ma abbiamo centinaia di migliaia di tesserati e giovani. Abbiamo un dipartimento della federazione che si occupa di didattica e scuola, e che va a insegnare non tanto a pescare, perché all'inizio non importa insegnare a pescare, quello può essere una fase successiva, ma va a insegnare l'ambiente, ovviamente parlando di acqua, per noi si parla di acqua, quindi fiumi, ciclo dell'acqua, nelle scuole, in accordo con i plessi scolastici. Quindi abbiamo un grandissimo tentativo di sviluppo in quella direzione. E poi devo dire la verità, io mi ricordo quando abbiamo organizzato le manifestazioni con i bambini. Cioè, io non conosco un bambino che quando gli metti una canna in mano non si appassiona alla pesca. Poi dopo ci sono problemi logistici non piccoli, perché portare un figlio in palestra, magari a fare ginnastica piuttosto che a fare danza o in piscina, è un discorso. Portare un figlio a pescare vuol dire andare fuori, andare a cercare un fiume, vuol dire guardarlo, perché se ti casca nell'acqua non si sa cosa gli succede. Cioè, vuol dire tutta una serie di impegni che rendono il discorso non facilissimo, a meno che il padre o la madre o i nonni non siano già pescatori. Cioè, il problema che abbiamo è che purtroppo la pesca va quasi per discendenza, perché ci sono problemi logistici ormai sempre di più, visto l'urbanizzazione, la gente che sta nelle città, quindi è difficile. Però ci lavoriamo molto su questo settore. Assolutamente, io credo che sia veramente da fare un invito a tutti i genitori, da portare i figli a pesca, o quantomeno avvicinare i figli a questo mondo, perché ora parlo da vecchio purtroppo pescatore, io credo che nessuno si renda bene conto cosa possa significare svegliarsi la mattina alle 4, ritrovarsi sulla riva di un fiume o sulla riva del mare, che è lo stesso, e vedere arrivare l'alba solo soletto con amici, mentre prepari le tue lenze che cominci a preparare. Cioè, si vivono, o chi va a pesca a mosca, che va su in cima a un torrente nel mezzo. Cioè, io credo che lì ci sia veramente il contatto diretto con la natura e dia delle emozioni e delle sensazioni che non credo un altro sport possa dare come quello della pesca.